Ogni anno, la sera del ringraziamento, seguivamo come un gregge papà che trascinava in giardino un vestito da Babbo Natale e lo sistemava sopra una croce che aveva costruito con un pezzo di metallo. La settimana del Super Bowl, la croce indossava una maglietta da football e il casco di mio fratello Rod, che doveva chiedere il permesso a papà se voleva riprenderlo. Il 4 luglio la croce diventava lo zio Sam. La giornata dei caduti diventava un soldato e ad Halloween un fantasma. La croce era l'unica concessione di papà all'entusiasmo. Noi da bambini potevamo prendere solo un pastello per volta dalla scatola. Ricordo che una notte di Natale papà sgridò mio fratello Kimmy perché aveva sprecato uno spicchio di mela. Quando versavamo il ketchup, ci ronzava sempre intorno, dicendo «Basta! Basta! Basta!». Le feste di compleanno erano a base di merendine, niente gelato. Una volta che portai una ragazza a casa, ricordo che mi disse «Perché tuo babbo ha piantato quei due pali in croce in giardino?». E io non sapevo dove guardare. Beh, poi siamo cresciuti, abbiamo lasciato casa, ci siamo sposati e siamo diventati genitori. E abbiamo scoperto che il seme della grettezza fioriva anche in noi. Papà ha cominciato a decorare la croce con più complessità, seguendo una logica più ermetica. Ad esempio, il giorno della marmotta, l'ha coperta con una specie di pelliccia e ha trascinato in giardino un riflettore per creare l'effetto ombra. Dopo un terremoto in Cile, ricordo, ha abbattuto la croce e ha dipinto a terra una crepa con lo spray. Poi è morta mamma. E lui ha mascherato la croce da morte e sul braccio orizzontale ha appeso delle foto di mamma da piccola. Un autunno ha dipinto la croce di giallo vivo e un inverno l'ha coperta di ovatta per tenerla al caldo. Noi passavamo a salutarlo e trovavamo degli strani talismani della sua gioventù ai piedi della croce. Medaglie dell'esercito, biglietti del teatro, vecchie felpe, i cosmetici di mamma. Ah, e poi ha fornito alla croce una prole, piantando 6 mini croci col martello in giardino. E poi ha passato dei pezzi di spago tra la croce e le mini croci. E ci ha attaccato delle lettere di scuse, richieste di comprensione, ammissioni di colpe. Tutto scritto su cartellini con mano affannosa. Ha dipinto e poi ha attaccato sulla croce un cartello con la scritta amore. E poi un altro con scritto perdonare. Poi è morto in corridoio con la radio accesa. E noi abbiamo venduto la casa a una coppia che ha sradicato la croce e l'ha lasciata sul ciglio della strada perché la prendesse il camion dell'immondizia. Questo che avete sentito è un racconto breve intitolato Croci. È contenuto nella raccolta 10 dicembre di George Saunders. George Saunders è uno scrittore americano, nato in Texas nel 1958. È ritenuto ad oggi come una delle voci più originali e influenti della narrativa americana contemporanea. Ad oggi ha pubblicato una raccolta di saggi e 4 raccolte di racconti. E ha collaborato con riviste tipo il New Yorker o il Guardian. Lo stesso New Yorker l'ha inserito tra i 20 scrittori per il XXI secolo e più volte ha ricevuto il National Magazine Award.
In questa raccolta di 10 racconti, Saunders non rinuncia a quella che è, diciamo, la sua caratteristica principale, e quindi una vena surreale, ambientazioni e situazioni, diciamo, un po' fantastiche. Però ci troviamo anche in contesti più realistici, in storie e personaggi più realistici. Sono 10 racconti commoventi, sinceramente sorprendenti e mai banali. Zadie Smith, altro colosso narrativo americano, almeno per il mio umile, diciamo, giudizio, lo definisce uno scrittore molto serio e moralmente appassionato, che descrive perfettamente la follia dei nostri tempi. E direi che questo è un invito abbastanza chiaro ad andare a leggerselo. In Italia lo pubblica Minimum Fax.